Quali sono i problemi comportamentali più diffusi tra cani e gatti? Beh, ci sono diverse statistiche in merito. Oggi ti voglio presentare quella che è la mia casistica relativa al 2019. Ho raccolto un po' i dati relativi ai casi che ho seguito nel 2019, quindi appena conclusosi come anno lavorativo, e quello che è evidente è che le problematiche comportamentali più frequentemente riscontrate nella mia casistica sono principalmente legate a delle alterazioni del comportamento che non sempre sono dovute a come il proprietario sta gestendo il cane. E questo è un elemento secondo me molto particolare, perché molto spesso invece si tende a colpevolizzare il proprietario, laddove in realtà le motivazioni che inducono un cane a comportarsi in maniera anomala sono ben altre. Per quanto riguarda il gatto, spesso anche qui ci sono delle problematiche che possono essere legate anche a come magari c'è la gestione da parte del proprietario nei confronti di questo animale, ma molto spesso sono fattori ambientali, quindi non del tutto correlati a come il proprietario sta appunto allevando il proprio gatto. Partiamo dal problema comportamentale del cane. Principalmente il motivo per cui vengo consultato è legato ai problemi di aggressività. Aggressività innanzitutto verso estranei, al secondo posto aggressività nei confronti degli altri cani, e al terzo posto l'aggressività in famiglia, quindi nei confronti del nucleo familiare in cui il cane vive. Le motivazioni possono essere diverse, ma come ti anticipavo poco fa, molto spesso non sono collegate principalmente alla gestione messa in atto dal proprietario. Molto infatti collegato a quello che è proprio un discorso di equilibrio comportamentale del cane in sé, che ovviamente se non è poi gestito correttamente può anche portare ad una degenerazione del suo comportamento, ma la motivazione principale spesso è insita nel cane, a differenza di quanto spesso sentiamo dire. Per quanto riguarda invece il secondo problema principale per cui vengo consultato, è una scarsa capacità da parte del cane di adattarsi ad alcune situazioni. La passeggiata, ad esempio, quindi ci sono cani che sono fortemente in difficoltà nell'uscire a passeggio perché qui incontreranno molti stimoli sociali, ambientali, e spesso non sono in grado di relazionarsi con questi stimoli senza sentirsi in pericolo. Ecco che allora possono comparire delle reazioni proprio di paura, di panico, e ci sono dei cani che addirittura scappano per tornare indietro, quindi rientrare in casa alla vista semplicemente di una bicicletta o di un passante. Questa è una situazione che spesso riscontro in quei cani che non hanno avuto la possibilità ovviamente di imparare a conoscere il mondo quando erano molto piccoli, cioè durante il loro periodo sensibile. Ecco che allora quando siamo noi poi proprietari a calarli in un contesto come può essere quello urbano molto ricco di stimoli, i cani possono essere fortemente in difficoltà. In questo caso l'essere stati privati di queste esperienze li renderà poco abili ad affrontare queste situazioni e pertanto cercheranno di evitarle, o rifiutandosi di andare a passeggio, o una volta condotti a passeggio e magari potuto evacuare perché ne sentivano il bisogno, subito cercare di tirare verso il portone di casa per rientrare in quello che reputano un ambiente molto più tranquillo. Per quanto riguarda l'altra difficoltà di adattamento, è il discorso relativo a adattarsi a stare senza il proprietario e il suo nucleo familiare. Ed ecco quindi qui le famose ansie da separazione, genericamente definite appunto come difficoltà da parte del cane a rimanere in assenza del proprietario. È molto più frequente di quanto uno possa pensare questo problema, e in parte è insito anche nella natura del cane, che ovviamente in qualità di animale sociale difficilmente riesce a considerare del tutto normale l'essere isolato dal resto del gruppo che si allontana dal territorio. Molte volte ci sono altri fattori a determinare questo tipo di problematica, e a seconda della tipologia del disturbo da separazione che il cane presenta, ci saranno ovviamente le soluzioni più adatte. Una cosa che ho riscontrato, e poi parleremo anche dei problemi comportamentali del gatto, è che quasi il 20% dei proprietari che riscontra un problema di natura comportamentale si rivolge in modo precoce al consulente per poter risolvere queste problematiche. Questo significa che sono stato contattato entro il primo mese dalla comparsa dei problemi comportamentali solo dal 20% dei proprietari, e direi che è una
percentuale molto bassa, perché questo vuol dire che il rimanente 80% mi ha consultato quando ormai la situazione era andata a degenerare già da diversi mesi e in alcuni casi anche da anni. Una cosa che è anche emersa è che il 70% dei casi che io ho seguito era stato già sottoposto ad almeno un percorso di riabilitazione comportamentale. Ho tenuto anche conto del fatto che quando il proprietario si era rivolto ad un altro consulente, il momento di questa richiesta fosse al di sotto delle prime 4 settimane dalla comparsa dei sintomi o al di sopra. Questo sempre per riferire il discorso a qual è la percentuale di proprietari che in modo precoce richiede un intervento comportamentale. Ma anche questo è un dato molto significativo. Se il 70% dei casi che io seguo ha almeno già fatto un percorso riabilitativo e quasi il 40% ne ha fatti almeno due, vuol dire che ci sono due problemi da affrontare. Il primo, questi esperti che vengono contattati sono davvero tali? Devo dirti che nella maggioranza dei casi, quasi nel 75%, si trattava di pseudo esperti oppure di consulenti molto abili in un campo, ma non nell'affrontare i disturbi comportamentali del cane. L'altro problema che ho riscontrato è che in molti di questi casi che hanno richiesto un secondo parere o un terzo, a questo punto parere, al sottoscritto, riguardava proprietari che erano un po' portati a ricercare il risultato in tempi rapidi e che, non vedendo questi risultati con il precedente consulente, chiedevano appunto un parere ad un terzo o a un secondo. In questo caso è fondamentale sapere che una volta che abbiamo individuato un esperto, tale deve essere però, dobbiamo affidarci a lui. Questo richiederà dei tempi, ovviamente, a volte anche un po' più lunghi di quello che vorremmo. Ma le riabilitazioni comportamentali prevedono un cambio di abitudini, un modus operandi da parte del cane e dei proprietari stessi che nel tempo viene modellato. E questo richiede del tempo, appunto. Se non si dà il tempo a un percorso di riabilitazione di essere poi in grado di modificare certe dinamiche, il rischio è che saremo continuamente alla ricerca di qualcuno che ci dia la soluzione rapida, ma che il più delle volte non esiste. Quindi, riassumendo una panoramica relativa al 2019 per i problemi comportamentali del cane, al primo posto aggressività verso estranei, al secondo posto aggressività nei confronti degli altri cani, al terzo posto aggressività all'interno del nucleo familiare. Secondo problema principale per cui vengo contattato, difficoltà di adattamento a un contesto urbano, quindi reazioni di paura, fobie, crisi di panico nel momento in cui il cane viene condotto a passeggio o crisi di panico, ansia nel momento in cui il cane non riesce ad adattarsi all'assenza del proprietario, le cosiddette ansie da separazione. Però ribadisco che in molti casi la richiesta di intervento non viene fatta in modo precoce, cioè il proprietario aspetta almeno più di un mese prima di consultare uno specialista per avere la soluzione al problema. Altra cosa che è emersa è che nella maggioranza dei casi i proprietari hanno seguito più percorsi riabilitativi, peccato che si siano magari rivolti inconsapevolmente a persone non altamente qualificate. In molti casi però è anche vero che il proprietario aveva una certa fretta nel raggiungere il risultato, per cui abbandonava anche il percorso riabilitativo. Per quanto riguarda invece i nostri amici gatti, il problema principale per cui vengo contattato è quello delle eliminazioni inappropriate, e cioè gatti che tendono soprattutto a urinare dove non dovrebbero, e cioè divano, letti, poltrone, ovunque al di fuori però della loro cassetta. E questo è un problema davvero molto diffuso e riguarda sia i gatti maschi che le gatte femmine, indipendentemente dal fatto che siano sterilizzati oppure no. Altro problema per cui il gatto diventa oggetto della visita comportamentale è perché molte volte tende a essere anche lui aggressivo. Ebbene sì, iniziano a essere sempre più frequenti i problemi di aggressività nel gatto, che tra l'altro in modo spesso improvviso e quindi imprevedibile aggredisce il proprio proprietario e il suo nucleo familiare. In questo caso però l'intervento è più precoce. Quasi il 60% dei consulti viene effettuato entro un mese dalla comparsa del problema. Questo perché probabilmente la pipì un po' sul letto, un po' sul divano diventa poco tollerabile e quindi ecco che il proprietario cerca di correre ai ripari più velocemente di quanto magari non faccia il proprietario di un cane che presenta dei problemi comportamentali. Per riassumere,
Il 2019 mi ha dato una panoramica sufficientemente ampia per capire che ci sono diversi problemi comportamentali che affliggono cani e gatti. Principalmente si tratta di difficoltà ad affrontare alcune situazioni, ricorrendo di conseguenza a delle reazioni, a volte aggressive, a volte invece di inibizione e quindi di evitamento, di fuga. Quello che è evidente è che nel gatto invece più che ricorrere a questo tipo di atteggiamento, cioè all'aggressività o al sottrarsi alle situazioni difficili, il problema viene gestito quasi somatizzandolo e iniziando a dare origine a questi comportamenti di eliminazione inappropriate, ogni tanto sfociando anche lui, il nostro amico gatto, in problemi di aggressività con i suoi proprietari. Di fondo quello che è evidente però è che dobbiamo avere pazienza nel iniziare un percorso e portarlo a termine, ma nello stesso tempo dobbiamo essere molto abili a selezionare gli esperti a cui ci rivolgiamo. E in questo so che purtroppo non è così facile, tutti si propongono come consulenti molto qualificati, ma la realtà dei fatti ci dice che non sempre è così. Chiediamo sempre al nostro medico veterinario curante di fiducia di indirizzarci da uno specialista, non affidiamoci semplicemente a chi si propone senza averne le competenze, perché questo è il modo migliore per andare a risolvere le problematiche comportamentali e aiutare i nostri amici a quattro zampe. Perché ricordiamocelo, il motto è sempre quello: se lo ami, lo aiuti. A presto! Ah, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube, clicca sulla campanella per rimanere aggiornato sui prossimi video tutorial e fammi sapere nei commenti qui sotto qual è la tua esperienza nel comportamento e nella riabilitazione comportamentale del tuo amico a quattro zampe. Condividi il video con tutti coloro che pensi possano trarre informazioni interessanti e noi ci vediamo al prossimo filmato. A presto!